Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Siamo finalmente all'allenamento che piace veramente a Frankie Commando. Le gambe, le cazzo di gambe che ormai nessuno più prende in considerazione. Sembrate tutti dei fenicotteri, sopra larghi, aperti, grossi, e sotto le gambe dove cazzo le lasciamo a casa. Bene, oggi Frankie Commando vi insegnerà come fare le gambe senza stare a fare esercizi devastanti dove ci si rovina la schiena, ma esercizi base, concentrati, cattivi, e vedrete come crescono le vostre gambe, squartate, tirate grosse. Perfetto, andiamo a fare adesso il primo esercizio, subito, diretti, andiamo veloci oggi. Esercizio classico, facciamo vedere il sexy disegnino, non c'è, perfetto, niente. Comunque, adesso vado a spiegare, io questo lo metto sempre per primo, perché diciamo fa da riscaldamento e da, come ci piace chiamarlo noi, max pumping. Guardate bene l'esecuzione dell'esercizio perché è importantissima, ve lo spiegherò mentre lo faccio, così che potete capire come farlo per sentire veramente lavorare la gamba. Andiamo. Esercizio numero 1. Guardate, è fondamentale l'esecuzione dell'esercizio. Guardate bene, gambe, ginocchia strette, piedi piegati verso il dentro, importantissimo venire su in questo modo, guardate come lavorano le gambe, e giù lento, sempre molto lento il ritorno, su esplosivo, mantenere 2 secondi e giù lento, su esplosivo, tenere 2 secondi e giù lento, ricordatevi le caviglie possibilmente completamente rilassate, così andate a tirare solo ed esclusivamente con le gambe. Inquadra bene le gambe come lavorano. Allora, dopo aver fatto l'esercizio numero 1, il leg curl, come primo esercizio per le gambe, io metto sempre questo esercizio qui, che è per i femorali, praticamente la parte posteriore della gamba. Alterniamo sempre 1-1-1-1, così vediamo quegli 8-10 minuti di recupero alla gamba. Questo esercizio numero 2 per il posteriore, come potete vedere, qui sarà fondamentale l'esecuzione, nel senso caviglie completamente rilassate, andare su esplosivo schiacciando il piede nella chiappa per poi tornare indietro molto 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 lentamente, che è il punto dove lavora e si stende il femorale dietro, appunto. Andiamo adesso a fare l'esercizio. We'll be right back.
non lo farei, anche perché è un esercizio praticamente invernale. L'hai fatto ieri notte? Scotteggiando ieri notte con la sexy figa. No, scherzi a parte ragazzi, lo squat va fatto perché è un gran esercizio che lavora tutto, però secondo me è un esercizio molto più, diciamo, invernale, quando si mangia, quando si ha forza, eccetera eccetera eccetera. E ad ogni modo, se non avete mai fatto gambe, partite molto 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 leggeri con i carichi, piuttosto andate giù fino in fondo e venite su sempre con qualcuno dietro. Non fate il mezzo squat ma completo, quindi accovacciati a culo per terra con pochissimo peso, non caricate molto lo squat perché vi fate male alla schiena e basta. E allora andiamo adesso all'esercizio numero 3 per quanto riguarda le gambe. Torniamo sulla parte frontale con la leg press orizzontale, ovvero andremo a fare altre due serie da attorno 8-10 ripetizioni. Una la faremo con i piedi leggermente più bassi e una con i piedi leggermente più alti, per far lavorare tutta la zona della gamba frontale. Quindi direi che possiamo andare, come vedete sono già provato perché le gambe sono comunque devastanti. Lenta, controllata. Quando andate a spingere in estensione, mi raccomando, non arrivate mai con le ginocchia completamente distese perché si rischia di farsi male. Vi fermate sempre a ginocchia un po' flesse. Quando andate giù, invece, giù fino in fondo il più possibile, perché poi quando andate a spingere è lì che lavora veramente la gamba. Secondo esercizio sempre uguale, ma a piedi diciamo più alti. La prima eravamo più bassi, poi da semate finire più in alto. Esercizio numero 4, torniamo sulla parte posteriore delle gambe femorali, siamo quasi al limite della sopportazione. Questo è un esercizio nuovo, cioè nuovo nel senso vecchio ma innovativo. Invece che farlo con il classico bilanciere, lo andiamo a fare con i manubri, perché a parere mio si bilancia molto di più quello che è l'equilibrio del corpo, si va a lavorare tenendo in contrazione anche la schiena per non andare via tutto storto, e lavorano tantissimo le gambe. Mi raccomando, non è da confondere con lo stacco da terra, che quello serve per la schiena, perché l'esecuzione può sembrare uguale ma invece è differente. Ora ve lo farò capire mentre faremo l'esercizio. Dovete guardare benissimo l'esecuzione, perché se fatto bene questo è un esercizio che darà i suoi frutti. Le due differenze sostanziali sono lo stacco da terra, che a noi non ce ne frega un cazzo perché è per la schiena. Stacco da terra è questo: si parte dal basso, a ginocchia piegate, si viene su con la forza delle gambe e si fa questo, ma non è quello che interessa a noi. Noi ora andiamo a prendere i manubri, come vi farò dopo vedere. Gambe messe in questa maniera qui, si va giù con il corpo rimanendo con le gambe semipiegate, andate più giù possibile con la schiena, ma sentirete che tira tantissimo la fascia qua. Quando andate giù non dovete piegare le gambe, la gamba rimane in questo modo, si va giù col culo come se doveste andare indietro, culo indietro e poi si torna su, culo indietro e si torna su.
come potete vedere la gamba rimane sempre semiflessa. Vi potete mettere vicino a un muro, col muro dietro, a così tanta distanza dovete andare a toccare con il culo il muro dietro. They run through my head as I remember the day. Stay in this moment. Qui il peso assolutamente è indicativo, non è fondamentale, prendete poco peso per riuscire a fare 8-10 colpi in una maniera giusta e sentire lavorare la parte posteriore della gamba. Comunque basterà provare una volta che avete visto com'è l'esecuzione e capirete veramente quanto conta questo esercizio. They say we're lost without aim. Today the stars will be red. Soon blue will guide us instead. I look at stars filled with rain. They say we're lost without aim. Bene, questo praticamente è l'ultimo esercizio. Se avete ancora un po' di forza nel finale per andare a sfinire la parte frontale della gamba, quadricipite, andate a fare questo esercizio rimanendo sempre bene in squadra con i pesi bilanciati, andate a spingere molto forte nel momento di ritorno, nel senso andate giù e quando tornate verso l'alto spingere forte sulla gamba. Direi che siamo arrivati alla fine di questo allenamento. Come poi quando andrete a provare questi esercizi vedrete che arrivate alla fine che non camminate più. Gli esercizi ovviamente ce ne sono tantissimi altri, ma direi che come inizio, per incominciare, questi sono esercizi base che non rischiate di farvi male alla schiena e daranno i loro frutti. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale YouTube Franchi Commando, pagina Facebook sempre Franchi Commando, commentate, condividete, mettete like ai video perché è importantissimo, soprattutto in questo episodio, la puntata gambe, diffondere il verbo nelle palestre e tra voi ragazzi che le gambe sono fondamentali. Non lasciatevi prendere dal voglio essere grosso, grosso sopra e le gambe le farò più avanti, perché poi fate cagare, la gamba è fondamentale. Detto questo, vi saluto, vi mando a fanculo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!